A tutti. Io per prima cosa vorrei ringraziare Giuseppe Nicchitta per l'invito che mi ha rivolto, ma soprattutto per l'impegno continuo ed entusiasta nel permettere attraverso le dirette video che la nostra festa patronale fosse godibile, ovviamente mi riferisco agli anni precedenti, quindi fosse godibile anche dai nostri compaesani che si trovano fuori Collesano, quindi che sono emigrati. Quest'anno la sua opera di diffusione è ancora più preziosa e si rivolge anche a chi Collesano non lo ha lasciato e considerato che siamo impossibilitati a vivere la festa nelle modalità gioiose a cui noi appunto siamo abituati. Peppe mi chiede cosa ci mancherà visto che non potrà svolgersi la festa. Che dire, Peppe, ci mancherà l'atteso appuntamento con i solenni festeggiamenti, quindi in onore della nostra patrona, ci mancherà il giorno più atteso che è il 26, quindi il giorno della processione, che ogni anno ovviamente si fa più grandiosa e più numerosa. Ci mancherà vedere sfilare i nostri fedeli che si incamminano ad uno, accompagnando con commovente partecipazione la mamma di tutti in processione, una fila interminabile di luci e di lumini. Ci mancherà ascoltare i canti e le musiche della nostra meravigliosa banda, l'Associazione Musicale Pierluigi da Palestrina, diretta dal bravissimo maestro Giuseppe Di Matteo. La nostra patrona sfila per le vie del paese portando il messaggio d'amore e di conforto a tutti coloro che stanno passando un periodo di difficoltà, quindi un momento difficile. Ci mancherà la magia che nasce dalla processione, e quindi c'è una magia che ci fa sentire più vicini e che ci aiuta a crescere nel senso della comunità, dell'appartenenza e dell'amicizia, ma della condivisione anche. D'altronde, la festa patronale da sempre è per un paese, per una città, una borgata, è la festa principale della comunità e tutto il paese si veste a festa. I nostri concittadini emigrati che sono stati impossibilitati a venire, ad essere presenti qui a Collesano, grazie alle tue dirette video, ci hanno guardato sempre da lontano con orgoglio e con affetto. Che dire, niente quindi ci potrà restituire le atmosfere e le emozioni che non potremo vivere, ma soprattutto possiamo approfittare, diciamo, di questi spazi che tu opportunamente ci offri, per dare ognuno di noi un contributo. Io, a tal proposito, vorrei rinfrescare alcune conoscenze che sono legate
al valore artistico del quadro e alla sua storia, che si intreccia per l'appunto con quella di Collesano. Ricordiamo infatti che la tela è di autore ignoto e risale alla fine del 400 e inizi 500. La Madonna è in atteggiamento ritroso e viene colta nell'atto dell'annunciazione dell'angelo Gabriele. E c'è da fare un passo indietro. La tela avvelliva una delle sale del castello e che poi, in seguito ad evento miracoloso, è stata donata alla chiesa dei Cappuccini che si trova appunto accanto all'attuale cimitero. L'8 settembre 1641, dietro richiesta del popolo, del clero e degli amministratori comunali, la Madonna viene ufficialmente eletta patrona di Collesano. In quell'occasione, viene ridipinta dal nostro pittore collesanese Giovanni Giacomo Lovarchi, che non tocca però il volto della Madonna e del Gabriele, ma aggiunge il Padre Eterno in alto, che è un elegante inserto novelliano, ed il vaso con il triplice giglio. Nel 1846, al termine della processione, il popolo si rifiuta di riportare il quadro di Maria Santissima dei Miracoli nella chiesa dei Cappuccini e la colloca con forza nella cappella che oggi occupa nella chiesa madre. La tela viene nuovamente restaurata e riportata al suo splendore nel 2009. Peppe, tu mi chiedi anche dal punto di vista dell'impegno relativo alla promozione turistica delle Madonie. Che dire, bastano soltanto questi pochi cenni per dare l'idea del peso storico e culturale che la festa patronale porta con sé e di quanto questo contribuisca a configurare l'identità di un paese. Ecco perché gli eventi legati alle feste patronali sono oggetto privilegiato di attenzione per gli enti che, come il Parco delle Madonie, si prefiggono la valorizzazione e la promozione del territorio da tanti punti di vista, quindi che toccano anche la storia, l'arte, la cultura, oltre che la natura. Non è un caso, quindi, che il Parco delle Madonie abbia organizzato un evento virtuale che è stato postato proprio ieri per celebrare l'importanza di queste ricorrenze, ovviamente nella piena consapevolezza di poter solo minimamente sopperire ad una mancanza emotiva e sentimentale così profonda. Mi piace ricordare anche che porta tantissima gioia anche vedere, che mi è sfuggito poco fa dirlo, vedere tanti giovani collesanesi che portano a spalla appunto la nostra patrona. Indubbiamente questo è indicativo dell'attaccamento anche dei nostri ragazzi alle tradizioni così profonde appunto della nostra Collesano. Io concludo ringraziando quindi ancora una volta l'amico Peppe Nicchitta per aver pensato in modo corale, per aver pensato ad un modo corale e di omaggiare e celebrare la nostra festa, per aver saputo soprattutto consentirci uno sguardo su quella vetrina riccamente allestita nel quale il nostro paese si trasforma in queste 3 giornate di festeggiamenti e nella quale vetrina noi ci rispecchiamo come singoli devoti, ma soprattutto come comunità raccolta. Quindi grazie a te, Peppe, per tutto quello che hai fatto, che fai e che continua a fare e che stai facendo in questo tempo sospeso che riguarda un po' tutti. Grazie a te, ciao, buona serata a tutti. Salve a tutti, buona festa della Madonna dei Miracoli agli amici collesanesi che quest'anno vivranno la festa in maniera un po' particolare, ovviamente a causa di questa emergenza. Siamo in un giorno e in un periodo in cui forse stiamo vedendo una luce lungo questo tunnel nero che già da 3 mesi avvolge il nostro globo terrestre. E quest'anno un pensiero va a tutte quelle comunità che si sono
hanno rinunciato ai propri appuntamenti festivi proprio per ottemperare a quelle che sono le disposizioni date dal governo. Com'è vivere la festa al tempo del Covid-19? È una situazione di alterità che ci permette comunque di vivere un'esperienza assolutamente diversa. Ci sono state tante calamità naturali e tante concause che hanno determinato nel corso del tempo e dei secoli le sospensioni di talune manifestazioni pubbliche, pestilenze, ma soprattutto le guerre mondiali. Spesse volte, magari, queste stesse circostanze non sono state nemmeno in grado di sospendere alcuni riti o alcuni appuntamenti festivi o soprattutto le funzioni liturgiche, per esempio se rimandiamo alla Settimana Santa. Però, invece quest'anno questa pandemia, che a livello globale ci ha colpiti, ci ha costretti a rinunciare a tutto, in nome appunto della previgenza, perché una festa ovviamente causa assembramento. E allora il motivo per cui noi oggi stiamo qui a continuare a celebrare in maniera diversa una festa, seppur non con la processione, non con i momenti ludici che ci permettono di viverla in maniera, totale, ma sicuramente ci pone in un punto di riflessione a capire quello che è realmente il senso della festa. Collesano quest'anno ha perso i suoi momenti più importanti. La Settimana Santa con la cerca del Venerdì Santo, la processione della Morte e Passioni e la festa patronale della Madonna dei Miracoli. Noi ci auspichiamo e speriamo che quanto prima anche queste manifestazioni possano ritornare a celebrarsi, ma ci auspichiamo anche che questa brutta pandemia possa allontanarsi dalla nostra terra e darci un periodo di pace, di prosperità e ritornare ad assembrarci, ritornare a festeggiare le nostre feste, ritornare ad essere uniti corpo a corpo con le altre persone. In questa circostanza mi viene da pensare che ovviamente le cerimonie, per esempio, della Settimana Santa sono state vissute in un modo molto molto singolare. Voglio ricordare appunto che spesse volte, cioè in questa anche Settimana Santa, sono state trasmesse in diretta delle registrazioni, per esempio di manifestazioni passate, come la processione dei misteri di Trapani, che è stata trasmessa su TGS, o come molte chiese, molte parrocchie si sono attrezzate attraverso praticamente mezzi di comunicazione, gli streaming, per trasmettere in diretta le funzioni liturgiche. Una partecipazione che ci ha visto attaccati attraverso gli strumenti telematici, quali gli iPhone, i computer e i nostri smartphone, e ci hanno tenuto bloccati in un certo qual modo ad una dimensione virtuale che allo stesso tempo non sicuramente ci ha reso magari tristi, ci ha reso distanti, ma ci ha reso compartecipi in una comunione ben diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati. Quindi penso che dall'esperienza del Covid forse il rischio sarebbe per paura di qualche altra ricaduta, il virtualizzare tutto ciò che invece prima era reale, era vissuto. Però forse da un'altra parte, più che il rischio si ricorre il momento in cui abbiamo una consapevolezza, una riflessione in più, che quello che noi viviamo, quindi la festa che noi viviamo, in realtà forse la sentiamo ancora di più, la sentiamo più nostra, sentiamo più il desiderio di poterla riviverla e festeggiare. Io l'augurio che faccio a tutti i collesanesi in questo piccolo contributo che mi è stato chiesto è semplicemente di non abbassare la guardia. Il prossimo anno festeggerete la festa in maniera più forte, più grande, con più partecipazione.
Quest'anno la vivremo in maniera telematica, abbiamo modo di confrontarci. E forse quest'anno a Palermo non si celebrerà neanche il festino, Castelbuono non celebrerà neanche Sant'Anna. Forse fortunati possiamo dire sono stati Catania che hanno festeggiato Sant'Agata o Termini che ha celebrato il Carnevale, ma sicuramente avremmo modo, ripeto, il prossimo anno di poterci rifare. E allora vi lascio con una considerazione innanzitutto, quella di ovviamente cogliere l'occasione che stiamo vivendo attraverso il virtuale di poter ecco, partecipare, riflettere e metterci comunque anche in ascolto attraverso questi mezzi e sentirci un po' anche con l'immaginazione in festa allo stesso tempo. Però un invito è quello che nel momento in cui ritorneremo, celebreremo le feste ancora con più forza, con più devozione e forse con uno spirito maggiore di ringraziamento nel momento in cui, ecco, finalmente saremo liberi da questa pandemia. Un caro saluto di cuore a tutti gli amici collesanesi per questo mio breve contributo, che più che altro è una riflessione al tempo del Covid, di come si celebrano praticamente le feste. E ci vediamo presto e il prossimo anno, a Dio piacendo, sarò con voi a vedere, magari anche a commentare in un certo qual modo, la festa della Madonna dei Miracoli. Grazie, viva Maria dei Miracoli! E un abbraccio a tutti i collesanesi. Già partita diretta. Ci sono momenti in cui la fede e la speranza si uniscono in una sola emozione, alla fede verso la nostra patrona, Maria Santissima dei Miracoli. Questo è purtroppo un momento molto particolare per noi tutti collesanesi. Dopo secoli, i solenni festeggiamenti vengono interrotti a causa del virus. Ma fiduciosi nell'amore per Maria, stasera eccoci qua.
Ci auguriamo siano bastate anche quattro note per alleviare le sofferenze ed accendere un lume di speranza. Santa notte a tutti. La mancanza della rituale festa patronale spinge a delle riflessioni sull'incerto futuro che si è abbattuto su questo inizio 2020, stritolando ogni umana certezza, se si può di qualcosa essere certi. L'incertezza ha fatto vacillare quello che credevamo acquisito e solido nella nostra memoria collettiva. Una di queste è la presenza della festa patronale, che nel corso dei secoli ha funzionato da collante civile e sociale, sin dall'8 settembre 1641, anche se l'immagine della Madonna si trova in basilica soltanto dal 1848. Maria, in questo mese straordinario, ci continua a interrogare come cristiani. Ed una delle domande che ci pone è: come dobbiamo agire nei confronti di un mondo rancoroso e pieno di odio? La risposta non può che essere quella del Vangelo di suo figlio. Qual è il più grande dei comandamenti? Ama il prossimo tuo come te stesso. Maria, in questo mese preannunciante la luce della primavera, si ripresenta con tutta la potenza simbolica e di fede che ha avuto sin dalle prime comunità cristiane, e noi abbiamo la necessità di riaffermare, in modo chiaro e lineare, la sua importanza che va al di là della pratica devozionale. La devozione non può offuscare la verità pura e semplice della figura di Maria. Senza il riferimento al figlio è nulla. A Cana, infatti, Maria dirà: fate quello che vi dice. Lei, nella tradizione, infatti, viene definita odigitria, colei che indica, che mostra la direzione, indicando appunto il bambino che porta in braccio. Chiaro questo quadro, e mi viene in mente Ignazio di Antiochia, un vero gigante della teologia dei padri della Chiesa, vissuto tra la fine del primo secolo d.C. e i primi anni del secondo. Il primo a sottolineare l'importanza della figura di Maria. Nella lettera indirizzata ai cristiani di Efeso, in modo conciso e chiaro definisce Maria e il suo ruolo. Dice Ignazio: uno solo è il medico, umano e divino, generato e ingenito, in carne fatto Dio, in morte vita vera, e da Maria e da Dio, prima passibile, poi impassibile, Gesù Cristo, il Signore nostro. Le immagini dei camion militari di Bergamo con i corpi delle vittime del Covid ci hanno lasciato i cuori trafitti. I previsti 100.000 disoccupati siciliani per la crisi in atto in una regione già profondamente e da anni afflitta dalla mancanza di lavoro ci rende attoniti ed alla ricerca di risposte. Domande che forse rimarranno senza risposta. Il paese stesso e le sue campagne, che in questa lunga prova, spaventato, ha reagito col silenzio irreale delle sue strade e delle sue contrade. Non sono più le campane della chiesa dei Cappuccini ad udirsi dal paese, ma i lamenti di una intera nazione. Ci fa piacere rammentare in questa occasione l'inizio del racconto dedicato all'immagine della Vergine contenuto nel Collesano in Oblio. Dice infatti Monsignor Gallo: si venera, nella chiesa di detto venerabile convento dei padri Cappuccini, l'immagine della Santissima Annunciata, detta la Madonna dei Miracoli, cioè a Vergine con l'angelo Gabriele in atto di annunciarla. È egli un quadro di antichissima mano di pittura in tela, intacciata sopra legname, in forma mezza sferica, sull'altare di una ben accomodata e politissima cappella, patrona principale di questo popolo, che sta sotto la cura e il governo di quest'università, eleggendone infatti i giurati, i rettori, per il ius patronato,
tengono di detta cappella, celebrandosi la di lei festa pomposamente ogni anno alle 27 del mese di aprile, concorso di pali, fiera franca e concorso universale della città e terre convicine, per le continue grazie e miracoli si ricevono alla giornata da chi con devozione e fede gliene fa fervoroso ricorso. Ed è del 1571 il primo miracolo occorso il 27 di aprile, raccolto con testo giurato dal notaio Giovanni Nicolò Collesano ed accaduto al frate francescano, termitano, Filippo Zangari, guarito da una infermità. Racconta infatti Monsignor Gallo: recatosi dal convento di Santa Maria di Gesù presso la chiesa dell'Annunziata Vecchia, con divozioni e contrizioni pregava per circa un'ora davanti all'immagine di Maria e in quell'istante si sentì quasi sano e l'indomani e il primo maggio ritornò nella chiesa e si sentì un certo arduri in ditto locu, undi avia ditta infermitati non si trovò cosa nixiuna, anzi si ritrovò sanissimo. Abbiamo però imparato dal Vangelo che non siamo la religione dei segni. Volete un segno? Nessun segno vi sarà dato. Tommaso, hai creduto perché hai visto, ma beati quelli che crederanno senza aver visto. È il testo bellissimo di un canto della liturgia di Natale che raccoglie il senso della nostra vera natura di dispersi, nudi e poveri, dinanzi a un Dio che viene nella storia per salvarci. A noi tutti che abbiamo bisogno di giustizia e di bellezza, insomma di amore. In questa notte che viene ci chiediamo noi poveri cosa abbiamo da darti, cosa possiamo donarti. La risposta è: possiamo donarti soltanto Maria. Si canta infatti: che abbiamo da darti stanotte che vieni, uomo per noi, amico degli uomini. Ti offriamo l'eletta, la piena di grazia, l'ancella regale, la Vergine Madre, la Beatissima Santa Maria. Buona festa a tutti. Un saluto a tutti i compaesani e ai miei familiari. Devo dirvi che in questi ultimi mesi il mio pensiero è stato anche a Collesano. Soprattutto sono entrata tante volte nella nostra basilica e soffermarmi davanti al quadro della nostra Maria Santissima dei Miracoli per pregare affinché ci allontani da questa pandemia e ci protegga da questo virus terribile. Quest'anno la festa della Madonna non si farà, ed è anche normale. Ma ho dei ricordi già dalla prima infanzia, quando già iniziando il mese di maggio si sentiva un odore già di festa. E se lì per lì, quando piccolina, per me la festa significava che venivano i loggi, che c'erano i giorci, crescendo acquistava un significato diverso, soprattutto vedendo quella innumerevole fila di persone scalze, con dei ceri pesanti, e si vedeva la sofferenza sul viso, la stanchezza, la fede. Devo dire che io durante 30 anni non sono più potuta ritornare al paese per la festa della Madonna, ma 3 anni fa sono ritornata per una promessa a Marennuzza, a Grazia me l'aveva fatto, quindi io dovevo mantenere la promessa e dopo 30 anni sono ritornata al paese e ho camminato scalza durante tutta la processione. E l'emozione che ho provato, la fede che c'è a Collesano, in tutte
Tu guardi i volti di tutte le persone e tu vedi la grande fede, quello che ci unisce quel giorno. Sembra che i battiti dei nostri cuori si uniscono tutto in uno solo. E vedere il quadro della Madonna portato sulle spalle di quegli uomini, di quei ragazzi, gridando Viva Maria Santissima dei Miracoli. È un'emozione grandissima, un'emozione grandissima. Comunque, a parte questo, devo dire che le parole hanno un potere grande quando si possono esprimere, quando si possono dire. Io ho scritto una breve poesia in dialetto siciliano e il signor Nikita mi ha chiesto di recitarla in diretta. Quando, arrivata sotto monti, ti vi affacciare, sento me cuore che batte più forte, ento me pietto più spazio non nave, pensanne me cari che vai abbrazzare. Ma poi una neia davanti a lui che mi cala, e in tanagnune un me cuore si mette, pensando a chiede che io che non viro, e una tristezza più forte m'assale. Penso con questo l'interpretare non solo il mio pensiero, ma il pensiero di tutti noi emigrati italiani all'estero, che ogni volta quando arriviamo sotto monti, un cuore ne fa tu. Nel silenzio della Basilica Minore San Pietro, parrocchia di Collesano, un saluto di speranza e rinascita alla comunità collesanese attraverso Madonie Eventi Live, un sito fermamente ideato e realizzato da Giuseppe Nicchitta, incline alle tradizioni locali e agli eventi religiosi, in particolare alla registrazione delle principali manifestazioni processionanti che ogni anno si susseguono nel nostro paese, soprattutto in occasione della festività in onore della nostra gran patrona Maria Santissima dei Miracoli. È proprio ai suoi piedi, in questo tempo mariano, le genti di ogni parte a lei devote si sono ritrovate da un viatico spirituale per implorarla di intercedere verso il Figlio nostro Salvatore ed esaudire le preghiere volte ad allontanare ogni negatività ed ottenere grazie. In particolare quest'anno, caratterizzato notoriamente da restrizioni connesse alla diffusa pandemia, che ha avuto ripercussioni planetarie e che ha funestato e frustrato soprattutto talune regioni, pur rimanendo nell'intimo domestico, la nostra fede raggiungerà idealmente l'effigie sacra della Madonna che da tanti secoli ha rivelato i suoi prodigi. In questo sensibile momento storico è naturale e fisiologica l'esplosione di devozione di ciascuno di noi, diretta ad impetrare prioritariamente l'allontanamento da questo tessuto sociale e dal mondo intero del pericolo incombente del male oscuro e la ripresa delle famiglie dopo tante sofferenze e limitazioni. Infatti, quest'anno non sarà possibile compiere l'atteso rituale corteo del 26 maggio, tenuto conto dei dettami e delle emergenze, ma la Madonna ci illuminerà dalla sua splendida cappella ed entrerà ugualmente nei nostri cuori, come ci spiega sostanzialmente lo storico Enzo Morales, che in arti, storia e tradizioni di Sicilia, nel capitoletto dedicato alla Mater Miraculorum,
che vado a proporre e con il quale Madonia Eventi Life intende proseguire a beneficio di tutti nella trasmissione di filmati interessanti e coinvolgenti. Mater Miracolorum, vivida stella splendente di luce divina, fonte viva e perenne di misericordia, la Vergine, invocata fin dal lontano 27 aprile 1571 col gloriosissimo titolo di Maria Santissima dei Miracoli, ha sempre soccorso con le sue grazie e con i suoi prodigi le passate e le presenti generazioni e continua a soccorrere chi la invoca con vera fede. È recente il miracolo del 4 febbraio 1931, così dice lo storico, quando la Madonna salvò Collesano da una frana spaventosa che minacciava di travolgerlo in gran parte. È ancora più recente quello del 25 marzo 1947, quando, con una benefica e tanto desiderata pioggia, salvò le sue campagne che una prolungata siccità aveva inaridite. E quanti altri miracoli non si potrebbero scrivere così da riempire interi volumi? E quanti non si sconoscono? In tutti i bisogni della vita e in tutte le pubbliche calamità, le genti di Collesano, anche emigrate nelle lontane Americhe e perfino di altri paesi, ricorrono fidenti a lei, Gran Madre dei Miracoli, sicuri di ricevere la grazia implorata. Maggio eleva nella gloria del sole il cantico sublime alla Vergine, suonano a festa le campane e salutano con l'angelo Ave Maria. E nel trionfo del suo cielo luminoso, dei suoi monti ingemmati di verde e delle valli ubertose, nel sorriso olezzante dei fiori, dei suoi giardini, nel palpito del suo vivo amore, Collesano festeggia con grande solennità e con l'antica pietà e devozione Maria Santissima dei Miracoli, nel suo secolare bel tempio che si innalza maestoso come una grande ed incrollabile baluardo della sua fede e della sua passione. Mi corre l'obbligo di salutare affettuosamente tutta la comunità collesanese, devota Maria Santissima dei Miracoli, padrona e avvocata di Collesano. In collaborazione con la Società Cattolica Maria Santissima dei Miracoli e alcuni volontari, prestiamo il nostro impegno e collaborazione per lo svolgimento delle funzioni religiose, della festività in onore della Santissima Miracoli, che avranno luogo dal 23 al 31 maggio alla presenza del popolo. Quest'anno le manifestazioni religiose non potranno avere il loro consueto svolgimento a causa del coronavirus. Si prevedono pertanto che le funzioni religiose all'interno della Chiesa, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e sanitaria vigenti, con esclusione della processione e la raccolta dei ceri, anche in considerazione dell'apertura ai fedeli della Basilica, prevista nei giorni 23 maggio prossimo venturo. Ulteriori eventuali disposizioni sarà a mia cura dopo aver preso nota dal parroco tutte eventuali disposizioni, anche dall'autorità competente, di renderle nota alla comunità, con l'augurio che tutto il ritorni presto alla normalità. Colgo l'occasione per salutare tutti i devoti della nostra Madonna, vicini e lontani, a tutti gli emigrati, e augurare a tutti un mondo di bene. Il mese di maggio per noi collesanesi è un appuntamento importante dedicato alla nostra patrona Maria Santissima dei Miracoli, a cui siamo legati da una profonda devozione. I collesanesi sparsi nel mondo in occasione della processione solenne tralasciano tutti i propri impegni lavorativi e non. Ho mandato questo video musicale arrangiato da Carmelo nel suo studio di registrazione per onorare la sua grande devozione che sin da piccolo lo legava a Maria Santissima. Infatti, per parecchi anni è stato portatore del fercolo.
Certo, quest'anno la situazione è diversa a causa di questa pandemia che ha colpito il mondo intero. Il 26 maggio sarà un giorno triste per noi tutti, legati a Maria Santissima. Speriamo che con l'aiuto della nostra padrona finirà tutto al più presto. Fiduciosi, a te Maria. La festa della Madonna è parte di noi collesanesi. Da tempo è un posto sicuro nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Quando si avvicina per noi paesani, il tempo si divide in due parti, prima della festa e dopo la festa. Se si deve fare un viaggio, un lavoro, evadere un'incombenza non urgente, li rimandiamo dopo la festa. Ormai se ne parla dopo la festa, diciamo. Nella mia vita ho avuto la fortuna e la gioia di viverla da diversi punti di vista, come fedele nel tradizionale viaggio da scalze e come commissario del nostro comune. In entrambe le circostanze un'emozione intensa, più raccolta e intima nel primo caso, intrisa di orgoglio e consapevolezza per l'onore nel secondo. La festa della Madonna raccoglie in sé, per noi collesanesi, una commistione sublime di religiosità, atmosfera di festa, convivialità, abitudini centenarie incise a fuoco vivo nella memoria collettiva e del singolo.
Ognuno di noi ha un ricordo, un particolare, un sentimento intimamente legati a questi 3 giorni di festa solenne e scolpiti nel proprio cuore. Ma la festa della patrona è anche memoria comune, costruita attraverso il contributo di tutti, anche con la sola presenza agli eventi religiosi e laici. Quest'anno mancherà come solo può mancare una tradizione fatta di amore, fede, momenti condivisi con chi si ama, tripudio di luci, colori e riti. Mi corre l'obbligo rivolgere a Giuseppe Nicchitta un vivo ringraziamento per la brillante iniziativa, segno della grande e sempre viva devozione alla nostra patrona Maria Santissima dei Miracoli. Un grazie ancora a Giuseppe Nicchitta per l'invito rivoltomi, al quale ho prontamente dato la mia adesione, consapevole di dover dare il mio piccolo contributo e rendere onore e omaggio alla nostra Madre Santissima. Grazie. Buongiorno cari concittadini, sono Enzo Lipomi, sono a Messina, il 26 sarò a Collesano, mi mancherà la messa delle 11, mi mancherà la processione, mi terrò al ricordo della scalinata finale della processione della Madonna. Un abbraccio a tutti. Maria Santissima dei Miracoli, ti avevo chiesto di vigilare rispetto alla mia decisione di servire e di guidare la nostra comunità. Oggi sono il sindaco del tuo popolo e dei tuoi fedeli. Ricordi, esisteva un patto tra di noi. La mia scelta non doveva e non dovrà mai creare danni innanzitutto al tuo popolo, alla mia famiglia e anche a me stesso. Adesso ti chiedo di aiutarmi perché ho bisogno di te, tutti noi abbiamo bisogno di te. Ti prego di ascoltarmi, proteggi i tuoi fedeli che quando è iniziata questa terribile epidemia ti hanno invocata. Tutti cantavano guardando il cielo, sapevano bene che eri tu, eri lì ad ascoltare il canto di preghiera che supplicava il tuo aiuto. Ascoltami, non lasciarci soli. Io so che così come hai già fatto, continuerai a vigilare su tutti noi. So bene che continuerai a starmi vicino ogni volta che sarò chiamato a prendere decisioni importanti. Dammi la forza e l'umiltà per riuscire in questo. Sarà necessaria tanta prudenza, ma a volte servirà anche molta forza e determinazione. Dovrò saper fare tutto quanto è possibile per restituire serenità e conforto al nostro paese, oggi provatissimo da questa durissima esperienza. Proteggi gli anziani e i bambini perché sai che sono i più deboli e soprattutto sono i più esposti ai rischi di contagio. Devi guidarmi perché devo imparare a dare sempre a tutti una speranza e una parola di conforto e questo oggi non è facile. A chi oggi è molto preoccupato per il proprio futuro e per quello della propria famiglia. Devo riuscire in questo perché le regole per chi amministra, tu lo sai bene, sono stabilite da piccoli uomini, ma mai come in questa circostanza serve il tuo aiuto perché le regole devono lasciare spazio al buonsenso e alla comprensione per chi soffre e per questo pretende soluzioni immediate. Occorre dare priorità alle vere esigenze e ai bisogni primari di un popolo che non può essere anche afflitto dall'incubo di non poter contare almeno su quel minimo di risorse che servono per soddisfare i bisogni primari. So bene che grazie al tuo aiuto e al tuo conforto ne sapremo uscire anche più forti di prima, perché sono queste le esperienze che dovrebbero riuscire a unire un popolo che in troppe occasioni purtroppo è stato diviso e poco solidale. Ti prometto che tutti noi, a partire dalla mia persona, impareremo e sapremo fare tesoro di questa brutta esperienza. Sappiamo che andrà tutto bene.
Maria Santissima dei Miracoli, patrona avvocata, affidiamo a te la nostra salvezza confidando nella tua infinita bontà. Lo facciamo con la nostra preghiera. Ringrazio l'amico Giuseppe Nicchitta per questa bellissima iniziativa, per avermi coinvolto, permettendomi di dare un piccolo contributo. Ritengo che in questo momento così difficile il suo sia il modo migliore per unire e permettere di condividere un momento così importante per la nostra comunità. Il 2020 è un anno che difficilmente dimenticheremo, una grave pandemia ha colpito tutti noi, ha costretto tutti noi a rivedere il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, sono crollate le nostre certezze. Purtroppo a causa di questo virus quest'anno non saranno possibili festeggiamenti in onore della nostra patrona, Maria Santissima dei Miracoli, e questo ovviamente crea dispiacere in tutti noi. Il 26 maggio è una data che è scolpita nel cuore di ciascun collesanese, fa parte della memoria storica di ciascun collesanese. Tutto l'anno si aspetta appunto il 26 maggio, il giorno della festa della Madonna. Io, lo sapete, non sono nata a Collesano, sono stata adottata alla comunità collesanese, vivo qui ormai da 3 anni, ma sento questa devozione e vivo la festa come mia perché ho un forte attaccamento alla nostra patrona. Prima di venire a vivere a Collesano, io venivo apposta con i miei genitori il giorno della processione per parteciparvi. Processione che ha da sempre unito e richiamato tutti, i collesanesi, gli emigrati, che si sono sempre organizzati per poter partecipare il giorno della processione, e a loro mando un grandissimo abbraccio, e la gente dei comuni vicini. Giuseppe chiedeva cosa mancherà quest'anno della festa. Penso che, di interpretare anche il pensiero di tutti, mancherà tutto, mancheranno i preparativi, mancherà l'ottavario di preghiera, di preparazione alla festa, la santa messa, la processione. Un momento particolare di cui sentirò la mancanza, e sicuramente non sarò la sola, è il rientro in chiesa del bellissimo e preziosissimo quadro di Maria Santissima dei Miracoli. È un momento emozionante, ricco di devozione, di sentimenti, di emozioni. I portatori, dopo aver portato in processione il pesante quadro di Maria Santissima dei Miracoli, rientrano in chiesa, stanchi, in lacrime, intonano l'inno a Maria e si abbracciano. Il loro abbraccio fisico, al quale tutta la comunità virtualmente si unisce, mi mancherà particolarmente. In questo momento in cui momentaneamente siamo stati privati anche di un piccolo abbraccio, segno elementare di affetto tra le persone. Ma non dobbiamo scoraggiarci, torneremo a riabbracciarci, a festeggiare la nostra patrona e a portare in processione il quadro di Maria Santissima dei Miracoli. Quest'anno ci viene chiesto uno sforzo in più, che è quello di pregare da casa. Da casa pregheremo, da casa ringrazieremo la nostra Madonnina per quanto giornalmente ci dà e per aver protetto ciascuno di noi e la nostra intera comunità da questo grave virus in questo momento particolare. Auguro a ogni collesanese di vivere in maniera profonda la festa della nostra patrona come un momento unico, autentico e importante di preghiera. Da parte mia e di tutto il Consiglio Comunale che ho l'onore di rappresentare, auguro a tutti noi una buona festa. La festa di Maria Santissima dei Miracoli, la nostra festa, la festa per eccellenza di Collesano, quest'anno per la prima volta nella mia, ma anche in tante altre vite, non avrà le consuete cornici celebrative. Dobbiamo arrenderci anche a questo. Dopo una Pasqua, che è già storia, con l'incancellabile immagine del nostro Papa che eleva l'ostensorio su una piazza San Pietro completamente deserta, e dopo le immagini delle celebrazioni del nostro Don Franco quasi sperso nella solitudine echeggiante della nostra basilica. La festa patronale cos'è per me? Per me è identità, è appartenenza ed è comunità. Identità perché credo che ogni persona costruisca appunto la propria mente, la propria identità, a partire proprio dalla relazione e in interazione con gli altri. E quale palestra migliore di quella offerta dalla comune fede in Maria? Appartenenza. In parole molto semplici è il senso di inclusione, di accoglienza in un dato contesto. Ci sentiamo appartenenti quando percepiamo di essere accettati, quando le nostre differenze sono tollerate e integrate, quando ci sentiamo connessi con gli altri. Ancora una volta la devozione alla Madonna comprende tutto questo. Maria è madre che accoglie, che include, che accetta.
Comunità, nel linguaggio quotidiano, è un termine ampiamente utilizzato per indicare una collettività di persone raggruppate intorno ad un elemento comune che può essere territoriale, che può essere religioso, ma la cosa interessante da notare è che l'appartenenza si declina anche a partire da elementi di tipo emotivo, da elementi quindi di tipo proprio astratto che non possono essere toccati, misurati. Pensiamo ad esempio ai nostri tanti emigranti sparsi nel mondo e in particolare alla nostra cara comunità di emigranti svizzeri che ci dimostrano come sia vero tutto questo. Si sentono in comunione con noi, si sentono appartenenti a Collesano, benché non ci conoscano ad esempio tutti personalmente, benché non riescono a venire con regolarità nel nostro paese, ma ciò nonostante provano un forte senso di appartenenza che trova la sua completezza proprio intorno al quadro della Madonna dei Miracoli. Questi concetti sono nell'aria già dal 1° di maggio, perché la preparazione alla festa di Maria Santissima dei Miracoli è preludio indispensabile al suo compimento il 26 maggio, in un crescendo accompagnato dalle note della nostra banda, dal lavoro instancabile dei membri del comitato, dalla cura con cui Don Franco sceglie ogni anno il predicatore, dalle passeggiate interminabili e dai saluti che si snodano lungo il nostro corso, dalle luminarie in canto per piccoli e adulti. Respirare quest'aria è quello che mi sta mancando quest'anno, sia a livello personale che per il ruolo pubblico che ricopro, anche perché sono convinta che è sempre più necessario superare questa dicotomia, la separazione netta tra fede, privata ed etica pubblica, perché credo che non sia un'ingerenza indebita quello di guardare al sociale anche con la mappa del Vangelo. La comune fede in Maria l'Annunciata allora possa essere proprio stimolo attivo a edificare, a rapporti interpersonali e progetti comunitari che, come ci ricorda Papa Francesco, possono essere declinati in un'opera collettiva in permanente costruzione, in cui sono da mettere in comune proprio gli elementi che ci differenziano, incluse proprio le appartenenze sia politiche che religiose. Vorrei salutarvi citando una frase di Don Milani detta ai suoi ragazzi della scuola di Barbiana. Diceva Don Milani: di fronte ai problemi, uscirne da soli è avarizia, sortirne insieme è politica. Ed è a questo insieme che ci chiama Maria, facendoci cambiare prospettiva, quindi non la sua festa, ma la nostra festa insieme a lei. Occasione per rafforzare quindi il nostro rapporto con la Madonna in una modalità quest'anno indubbiamente atipica, ma probabilmente proprio per questo ancora più ricca d'amore. Buona festa della Madonna a tutti noi e un grazie particolare a Peppe Nicchitta perché sicuramente sa come fare e come sentirsi come. Quest'anno, per la prima volta dopo secoli, il 26 maggio non assisteremo alla processione della nostra padrona Maria Santissima dei Miracoli. È un fatto che non era mai successo prima. Sin dal 1572 Collesano ha celebrato con una importante festa Maria dei Miracoli e poi, a partire dal 1643, la stessa è diventata patrona del paese di Collesano, con una sontuosa e importantissima festa. La processione si svolgeva ogni 10 anni all'inizio, poi probabilmente nel corso del Seicento è diventata annuale e si svolgeva il giorno 27 aprile, fino a quando, verso la fine dell'Ottocento, precisamente nel 1898, la festa e la processione è stata spostata al 26 maggio di ogni anno e ogni anno ci siamo abituati a questa bellissima celebrazione. Quest'anno, come tutti sappiamo, anche Collesano è stato coinvolto in questa tremenda epidemia che ha coinvolto non solo l'Italia e l'Europa, ma tutto il mondo.
Noi speriamo, la nostra speranza del momento è che alla fine di tutto ci sia un'altra pandemia, ma stavolta positiva, una pandemia che faccia dilagare la fratellanza, l'uguaglianza e la solidarietà tra gli uomini di tutta la terra. Salve, sono andata via dal mio paese 30 anni fa e chi come me ha fatto questa scelta sa perfettamente cosa vuol dire vivere a migliaia di chilometri dalla propria terra e lontano dagli affetti. Seppur distanti, portiamo nel cuore la famiglia, gli amici, le tradizioni, i ricordi e quando va bene, una volta all'anno, abbiamo la possibilità di riabbracciare i nostri cari. Oltre tutto questo, noi emigrati abbiamo in comune qualcosa di grande che ci lega profondamente al nostro paese ed è la devozione alla nostra patrona, la Madonna dei Miracoli. Ogni anno, nel mese di maggio, mi ritrovo a contare i giorni, aspettando il 26. Ormai sono circa 20 anni che non posso fisicamente partecipare alla processione. Purtroppo gli impegni non mi consentono di prendere e partire quando voglio. In tutti questi anni comunque ci sono stata, seppur in modo anomalo. Ripenso a quando non esistevano le videochiamate e la mia mamma e le mie sorelle mi telefonavano per farmi sentire le campane che annunciavano l'inizio della processione e il commosso grido Viva Maria dei portatori. Che oltre a sentirlo con le orecchie, arriva diritto diritto nel cuore. Poi è arrivato Peppe Nicchitta con le sue dirette e ciò che immaginavo ascoltando con le orecchie, ho potuto vederlo veramente. E questo ha dato a me, a noi, la possibilità di esserci anche senza esserci. Con le videochiamate e le riprese, le distanze si sono accorciate e quantomeno ci si sente meno lontani. Quest'anno purtroppo saremo privati di tutto questo. L'evento più importante per noi non ci sarà. Niente luci, niente fuochi d'artificio, niente bancarelle, niente processione e niente diretta. Se da un lato questo mette tristezza, dall'altro fa prendere consapevolezza di ciò che è veramente importante, di ciò che rimane spoglio da ogni distrazione, ed è la devozione incondizionata alla Mamma Celeste. E sono certa che anche senza musica e senza confusione saremo in grado di sentire suonare le campane e sentiremo anche il levarsi al cielo il grido di tutta la comunità collesanese. Viva Maria! Bella l'iniziativa di Peppe. Cosa ha significato e cosa ha rappresentato la festa della Madonna per me? Penso un po' quello che ha rappresentato per tutti i collesanesi che sono nati e vissuti con la festa della Madonna, aspettando la festa per tanti e tanti motivi. Ha avuto un excursus un poco strano, sempre prima sempre presente da bambino, chiaramente fino a una certa età, poi a un certo punto era un po' più leggerina il richiamo, anche se era materialmente la festa, la mia vera festa, perché anche vivendo a Palermo non ho mai sentito la festa di Santa Rosalia come la mia festa era sempre la Madonna. Il legame era assolutamente al momento della processione, al momento dell'emozione che penso tutti noi collesanesi abbiamo nel momento in cui esce o fa il giro di Collesano la processione. Dal 2007 sempre presente, anche perché ho avuto un momento, un
problema familiare che mi ha segnato e da quel momento ho deciso di non mancare mai alla processione, anche se una volta per motivi di lavoro ho dovuto saltare la processione. Quest'anno salta anche perché anche quest'anno è un momento particolare, non personale, ma per l'umanità. Cosa mi manca? Mi manca della festa, sì, l'aria della festa sicuramente manca l'essere raccolto in famiglia, a mangiare, a fare la mangiata con i genitori, la sorella, i parenti più intimi, ma mi manca in assoluto quello che ormai da più anni il momento della mia festa della Madonna. La processione che con le sue emozioni, con i suoi momenti di riflessione, con i suoi momenti di preghiera, con i suoi momenti di affidamento delle proprie cose. Sì, mi mancherà molto la processione. Ringrazio Peppe per questa iniziativa e per il fatto che sul web trovo tutti i documenti, la documentazione che lui ha messo dei vari momenti anche della processione che stiamo rivedendo. Lo ringrazio ufficialmente perché è qualcosa che è di molto bella. Ciao a tutti. Un saluto a tutti coloro che vedranno questo video. Io mi chiamo Salvatore Ferro e l'anno scorso ho avuto l'onore di poter condurre la diretta streaming della processione di Maria Santissima dei Miracoli, patrona di Collesano. Oggi le dirette streaming della processione, direi anche fortunatamente, le fanno in tante, ma quella più seguita è quella che realizza da una decina di anni Peppe Nicchitta, che è stato il primo a riprendere questa funzione religiosa in diretta e ogni anno per devozione continua a farlo. Purtroppo quest'anno la processione non ci sarà, ma Peppe ha voluto realizzare lo stesso qualcosa per onorare e ringraziare la Madonna. Speriamo che la Madonna interceda per noi e faccia sparire questa epidemia, come un tempo ha fatto sparire la peste. Qualcuno spera che l'epidemia finisca presto per poter tornare a vivere come prima. Io su questo non sono tanto d'accordo. Penso che dobbiamo tornare a vivere meglio di prima. Penso che questa pandemia a qualcuno dovrebbe insegnare qualcosa. Dovrebbe insegnargli che le cose importanti della vita non sono il denaro o il potere, ma sono la salute, l'onestà, la libertà e l'amore. E con questo augurio io vi saluto. Ringrazio Peppe Nicchitta per avermi coinvolto quest'anno in questa iniziativa. E vi do un arrivederci al prossimo anno a Collesano per la processione di Maria Santissima dei Miracoli. Buonasera. Cari paesani, l'amore viscerale che mi lega al quadro di Maria Santissima dei Miracoli è qualcosa di indescrivibile, a tal punto che da giovane ho pensato che fossi influenzato dall'educazione che i miei genitori in parte mi avevano dato. Ma ben presto mi sono reso conto che non era così. Non c'è stata una sola volta che rivolgendomi a lei non abbia avuto le giuste risposte o non abbia ricevuto le grazie da me richieste. Il quadro che vedete sotto l'altare sono dei frammenti della carta telata stellata che è stata tolta dalla parte posteriore del quadro di Maria Santissima durante l'ultimo restauro. Questi frammenti adesso si trovano in chiesa, qui a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca. Una sera sono venuti a trovarmi a casa due sacerdoti. Uno di loro ha preso tra le mani il quadro dicendo che quel quadro emanava un'energia meravigliosa. Io, quasi infastidito, dico che non c'è nessuna energia, ma anche l'altro sacerdote sente del calore che arriva direttamente dal quadro. Ma dopo qualche giorno mi viene richiesto di portare il quadro in parrocchia. Sono in parte testimone di conversioni, molti che hanno stretto il quadro che contiene questi frammenti della tela
hanno pianto, senza conoscere né la provenienza o cosa fosse. Ci sono stati anche dei miracoli e c'è stata gente, da Carlo Vivari e dai dintorni, che sono venuti a Collesano per ringraziare la nostra mamma. Noi collesanesi dobbiamo ringraziare la presenza e la protezione che essa ci dà. Evviva Maria dei Miracoli! Ogni anno aspettiamo sotto la scalinata della Chiesa Madre, con le occhi spalancate e il cuore in un pugnetto che affaccia la Madonna. Scalonera resta vacante, senza cristiane e senza sante, e lo cuore, de nuacia durante, è chino di dolori. Ma immaginavo già che quest'anno andava a finire così, e non me lo sarei mai aspettato. Ma la situazione ci impone a seguire certe regole, ed è meglio così. Pazienza. Beh, a me mancherà portare il grande stendardo dell'Immacolata. Lo porto da quando ero ragazzino. Una vera e propria impresa quando c'è vento. Avevo pensato di abbandonarlo perché non ho nessuno che mi fa il cambio e sinceramente gli acciacchi si sentono. Ma ho promesso a me stesso che l'anno prossimo, quando spero che tutto sia finito, e se tutto sia finito, lo riporterò come segno di ringraziamento. Grazie. Oggi, il 26 maggio, con tanta fede e coraggio, si sta attento al roggio, s'attenne lo sole, l'ultimo raggio. Con cori fistanti, il pomeriggio, s'assiste a stu prodigio. Con coppo i ciuri, il ciro s'adorna, i grandi nichi e una colonna, la meglio giacca e la più bella gonna, l'uniputeggio, sina nonna, na brioscia, nocciola e panna, oggi a festa, ramadonna. Solenne, in capo a scalonata, ramanza chiesa, ascurata, s'affaccia, o quadro di Maria Annunziata, ornata d'oro e restaurata, con devozione preparata, maraviglia, rista giornata. Si sente solo un suono, gema o cori come un giorno, a perenuri in processione e dono, pisciati i collasano.
ogni montata e ogni chiano, connotta solo chi sbaglia e chi male. Come una fila di formicole, senza mai essere ridicoli, i bancarelle vinnero l'articoli, i paesani forestera e l'agricoli, o parrino recita i capitoli, preghiere e canti rinciolano nei vicoli, e l'armi gridano per tutti i secoli. Viva, viva a Madonna Miracoli! Il 6 maggio d'ogni anno, occhi a una chiesa e un lisanese vanno, e na più bella di precisioni suono tutta loro devozione. Mentre la scalunera scinna vara, musica e campane suonano a gara, e ognuna domanda suo miracolo al popolo.